Ciola, segretario provinciale della Lega Nord, questa iniziativa della scuola politica, da cosa nasce e cosa significa per voi? Questa iniziativa è un'iniziativa che nasce quest'anno, è una prima fase, una fase embrionale, ha secondo me una triplice valenza, nel senso che permette a tanti giovani leghisti di venire a conoscere un posto che tra l'altro non conoscevano, perché ci sono anche leghisti del Basso Piemonte o del Levante Ligure, e quindi poter conoscere una realtà che è la nostra Inghilterra, che è meraviglioso, quindi poter visitare Apicale, visitare un grande entroterra che ad oggi anche molti liguri non conoscono. Al contempo ha un valore, diciamo, perché comunque permette ai giovani comunque di incontrarsi, di conoscersi e quindi, voglio dire, di cementare anche un'amicizia che poi in politica è importante, perché comunque per creare un movimento, per creare un gruppo di lavoro è importante che sia una sinergia e una collaborazione continua tra coloro che ne fanno parte. E poi c'è quindi questo, oltre all'aspetto ludico e del divertimento, c'è questa formazione politica che praticamente si sintetizza da parte degli amministratori, dei giovani amministratori, dire quelle che sono state le esperienze in questi anni in cui erano amministrati. E dall'altra parte i giovani che vorranno comunque cimentarsi, diventare consiglieri comunali, assessori o sindaci, appunto da poter apprendere dai giovani amministratori della Lega Nord quali sono i problemi, le difficoltà, che tra l'altro sono molteplici, e quindi, diciamo, è una sinergia tra il giovane che amministra e tra il giovane che potenzialmente andrà a amministrare.